Gli attori fanno così. Sanno che possono, però tengono indietro l'asticella perché vogliono fare il bel gesto. Lo spettacolo è un po' così. Il teatro invece non è questo, il teatro l'attore cade. Bergamo è un mondo strano, secondo me. Dal punto di vista delle persone, per come lo posso vedere io, siamo gente che ha inventato l'ira di Dio, ma non abbiamo avuto i riconoscimenti che dovevamo avere. E io lo definisco, in maniera metaforica naturalmente, l'autismo del bergamasco. Quando tu vuoi fare una cosa, no? Il bergamasco si fissa, cioè non vede né di qua né di là. Vede la cosa, deve fare quella cosa lì, deve costruirla perché gli piace. E trascura completamente quello che dicono tutti gli insegnanti di marketing, così. Mi raccomando, non costruite una cosa prima di averla venduta. Per me è un assurdo. Però c'è una sua logica. E lei quindi si ritrova un po' in questo autismo. Io so completamente. Io papà non lo voglio fare. Non mi interessa. Sicuro? No, né la curia, né niente. Poi il missionario sì. Missionario sì, nella terra dove vai e porti qualcosa, porti una liberazione, per esempio, no? Quante volte il teatro deve essere liberatorio, per questo lo spettacolo è soddisfacente, ma il teatro è liberatorio. Cioè il teatro, in definitiva, dovresti, quando esci dal teatro, dovresti essere passato in mezzo come una macchina ai rulli che la pulisco. Un autolavaggio, no? Che si chiama catarsi. Passi attraverso i rulli e esci fuori, anche più sporco esci, eh? Cioè nel senso che tu c'hai una bella patina di pulizia dentro le spazzole del teatro, esci fuori che ti qualche crepa, qualche magagna, almeno la vedi però. Sì. E il teatro dovrebbe essere questa cosa qua. Il fatto del padre, ormai qua è diventato tutta una roba che bisogna rimettere mano. Io spero che la gente di 30 anni, di 25, cioè, rimetta un po' mano alle cose, non accetti lo status quo, perché non è possibile. Qui ormai è invalsa la storia che sopra la linea e sotto la linea, no? Sopra la linea sono quelli, il 2% degli addetti, quelli lì che hanno visto raddoppiare le loro paghe. No, sì. Chi prendeva 500.000 euro a fiction ne prende 600.000, 700.000, 1.000.000, capito? Certo. Ma il 2% della gente, i nomi li sappiamo tutti, questi non si schiodano ma neanche un secondo dalla loro posizione. Non è che dicono, senti, dammi la metà e questo lo distribuisce al resto del cast. Niente. Restano, perché siamo dei latifondisti noi italiani nell'animo. Devi essere trasparente, cioè tu. Devi essere un vetro, l'attore è un vetro. Dietro il vetro c'è il personaggio, che non sei tu. La dote dell'attore è la trasparenza. Trasparenza significa che tu diventi invisibile. Sei solo un portatore di parte. Fai dei suoni, oppure quando facevo Tiresia nell'Antigone, facevo i suoni degli uccelli. Che robe molto primitive, il teatro poi viene da quello. E quindi era una funzione anche maieutica, perché tu insegnavi ai ragazzi il suono che aveva quell'animale. Tu fai. Cioè, fai così. Immagino che io lo faccio con mia nipote. No? Quello che diceva Oswald Spengler nel Tramonto dell'Occidente: ci sono i periodi di civiltà e i periodi di civilizzazione. Allora, i greci sono il periodo della civiltà. La civiltà è come la fontana. Una fontana in una piazza, improvvisamente parte il getto di una fontana, no? Wow! E descrive questa forma, questa cosa strana, estetica, che non ha un'utilità pratica, immediata. Questa è la civiltà, è lo sbocco creativo. Wow! Poi dopo, l'acqua, dopo aver descritto questa forma, ricade a terra, continua a ricadere a terra. Arriva uno e dice, senti, non sprechiamo tutta quest'acqua che cade. Facciamo un canaletto di scolo o delle cose così, che andiamo a irrigare i campi. Con questo getto artistico si irrigano i campi e cresce qualcosa, no? Questo è il periodo della civilizzazione. Le epitomi
di questa dinamica sono la civiltà greca e la civiltà romana. Con Francesca Della Monica, che è un genio totale. Facciamo un concerto insieme su Finnegan's Wake di Joyce, lei fa cose di John Cage, mm-hmm. lei è cantante, mi ripreso contemporaneo. Sì, sì. Sto pensando con lei, senti, perché io lo so in italiano naturalmente, nella traduzione, riscrittura di Luigi Schenoni. Sto pensando di farla sia così come la so e anche di impararla in originale. Che una roba! Dice, nella riscrittura è fluido fiume, passato Eva ed Adamo, da spiaggia sinuosa a baia biancheggiante, ci conduce con un più comodo svicus di ricircolo di nuovo a Old Castle e dintorni. E in inglese joyciano è River past even dead ends, from swerve of shore to bend of bay, bring us by a commodious vicus of recirculation back to Hoof Castle.